Allora, benvenuti, buongiorno a tutti. Vado? Mi presento? Ok. Mi presento velocemente. Io mi occupo di impresa sociale da un po' di anni, sotto varie vesti. Attualmente faccio parte del gruppo di esperti del Ministero del Lavoro per l'impresa sociale, il social business, che è un gruppo che è stato costituito al Ministero del Lavoro su input della Commissione europea, dove un annetto fa è stato costituito un analogo gruppo per studiare tutta una serie di innovazioni che in questo campo come diceva Roberto, del social business sono state introdotte a livello comunitario e che quindi ovviamente dovranno prima o poi essere recepite anche nella normativa italiana. E più concretamente e praticamente sono amministratore di una cooperativa ormai da una dozzina d'anni e con questa cooperativa facciamo progetti tutti finanziati da fondi europei, anzi quasi nulla è finanziato a livello nazionale e attualmente stiamo gestendo ad esempio il programma Erasmus per giovani imprenditori che consente a aspiranti imprenditori di spendere un periodo da 1 a 6 mesi all'estero con una borsa pagata dalla Commissione europea che è intorno ai 900 euro. E il nostro progetto nello specifico è proprio focalizzato sugli imprenditori sociali, quindi noi cerchiamo di abbinare questa esperienza, chiamiamola di stage, anche se non è proprio uno stage, è più un affiancamento imprenditoriale nel campo dell'impresa sociale. E poi facciamo progetti legati allo start-up di imprese, di nuove imprese sociali, allo start-up di imprese multiculturali. Abbiamo recentemente fatto a Taranto, per rimanere in Puglia, un'iniziativa che abbiamo chiamato Social Change Weekend, che era proprio una 3 giorni finalizzata alla creazione di nuove imprese sociali fatte da giovani tarantini e non solo, per affrontare alcune delle problematiche sociali della città di Taranto. Ne faremo un altro simile tra un mese e mezzo a Napoli. Io sono napoletano, non so se si è capito, insomma, quindi giocherò in casa. E con la logica che un approccio imprenditoriale può essere la soluzione anche per affrontare delle problematiche sociali che normalmente diciamo, vengono demandate all'iniziativa pubblica, al finanziamento pubblico, e quindi cerchiamo di introdurre questo approccio imprenditoriale anche in questo settore. Oggi ci occuperemo, faremo una carrellata abbastanza ampia. Vi tocca insomma, starmi a sentire parecchio. Una carrellata abbastanza ampia su tutta una serie di temi che per coloro tra voi che sono interessati ad iniziare un percorso imprenditoriale servono un po' a fornirvi qualche strumento per barcamenarvi, diciamo, nella giungla della normativa italiana e nelle difficoltà che ci sono. Inizieremo andando a vedere un po' che cosa si intende per impresa sociale, che è una definizione che oggi viene utilizzata spesso, ma che ha insomma, all'interno della nostra normativa alcuni paletti. E vedremo strada facendo che questi paletti non corrispondono molto spesso con quelli che invece sono stati posti dalla Commissione europea e con quelli che si stanno affermando in giro per il mondo. Fatta questa panoramica, proveremo un po' a testare quanto avete capito di questa panoramica per vedere se sono stato bravo o meno. Se non sono stato bravo me ne vado, se invece ci avete capito qualcosa vi toccherà anche il pomeriggio, quindi pensateci bene. E nel pomeriggio, quindi per coloro che resisteranno, ci focalizzeremo invece proprio su quello che
sono le novità, quello che sta avvenendo in Commissione europea, quelli che saranno un po' i finanziamenti che sono destinati a questo settore e che per lo più non sono ancora operativi, ma lo saranno a partire dall'anno prossimo, e quelle che sono anche proprio delle forme innovative di impresa sociale, definita a livello europeo appunto social business. Già questo rappresenta un passaggio culturale interessante che vedremo, per capire insomma che cosa ci aspetta nel prossimo futuro e come questo settore si sta trasformando. Noi poi avremo la possibilità di rivederci, se vorrete, tra un mesetto circa, e lì ci sarà una situazione probabilmente molto più definita e conclusiva della nuova programmazione comunitaria, quindi lì entreremo un po' più nel merito delle concrete opportunità di finanziamento che partiranno diciamo da gennaio 2014. Preferisco fare una lezione, come dire, interattiva, per cui interrompetemi se avete dubbi, ogni tanto mi ritrovo qua, sono abbastanza, devo stare abbastanza fermo, interrompetemi se avete dubbi, non c'è bisogno di rinviare le domande alla fine come a volte si fa, ok? Ci siete? Avete preso tutti quanti il caffè? Siete tutti pronti a iniziare? Allora, cominciamo a entrare un po' a cercare di capire che cosa, io purtroppo mi sa che resterò davanti a voi tutto il giorno, quindi mi spiace, tocca vedermi, quali sono le tipologie che complessivamente possono essere fatte rientrare in questo ampio concetto di impresa sociale in Italia. Ve le ho elencate qui e queste sono quelle che attualmente, diciamo nella tradizione e nella normativa italiana, hanno le caratteristiche per rientrare in questa definizione, in questo concetto di impresa sociale. Adesso le vedremo puntualmente una per una. Vi premetto che a livello comunitario, e quindi probabilmente sempre più nei prossimi anni, queste sono solo una parte di quello che è invece lo spettro dell'impresa, del social business europeo. Di queste probabilmente le avete tutte quante sentite nominare, ad eccezione forse dell'ultima, le start-up innovative a vocazione sociale, che sono piuttosto recenti, e giusto per un po' per capire anche la platea e il livello di conoscenza del settore, quanti di voi hanno già sentito parlare di start-up innovative a vocazione sociale? 4, una buona media. Queste sono state introdotte praticamente a dicembre dell'anno scorso, quindi gli altri sono abbastanza giustificati. Cominciamo a vedere il tema delle associazioni. Voi direte, ma perché sto tipo inserisce le associazioni nel campo dell'impresa sociale, laddove noi tutti sappiamo bene che l'associazione non dovrebbe svolgere attività commerciale, se non molto marginalmente, e noi tutti sappiamo bene che l'associazione è tipicamente considerata un soggetto non profit, e quindi se si parla di impresa, di primo acchito difficilmente ci viene in mente di parlare di associazioni. In realtà bisogna considerare che esistono molti tipi di associazioni. Nel nostro ordinamento la Costituzione e poi il Codice Civile hanno definito la libertà di associazioni, di associarsi da parte dei cittadini, ma successive normative hanno poi introdotto e diversificato le tipologie di associazione.
Sicuramente avete sentito parlare di associazioni o, per meglio dire, in termini giuridicamente corretti, di organizzazioni di volontariato. Avete sentito parlare di associazioni di promozione sociale, avete sentito parlare di associazioni riconosciute o di associazioni non riconosciute. C'è quindi una, o poi di associazioni culturali, sportive, insomma ce n'è per tutti i gusti. Alcune di queste associazioni hanno la possibilità di svolgere anche attività commerciale, sebbene questa attività non debba essere prevalente rispetto all'attività istituzionale, e l'attività istituzionale è quella che generalmente vediamo definita qui all'interno del codice civile, cioè attività di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo e così via. Quando un'associazione svolge prioritariamente una di queste attività, può svolgere anche in maniera complementare un'attività commerciale che non deve diventare prevalente. Per quanto questa attività non diventi prevalente, però in alcuni casi può diventare rilevante e può quindi avere una dimensione economica paragonabile a quella di un'attività imprenditoriale. Immaginatevi associazioni molto grandi di livello nazionale, che ne so, le associazioni ambientaliste più conosciute, il WWF piuttosto che Legambiente, piuttosto che ne so, il FAI per quanto riguarda l'attività di tutela del patrimonio, piuttosto che ne so, ARCI, ACLI, insomma ci sono delle associazioni molto grandi a livello nazionale la cui componente, diciamo, commerciale, pur essendo solo complementare, ha una dimensione economica assai rilevante. E pertanto possiamo farla rientrare in un concetto ampio di impresa sociale. In particolar modo, nel 2000, sono state istituite le associazioni di promozione sociale. Le associazioni di promozione sociale sono tipicamente, diciamo, le più grandi sono ARCI, ACLI, questo tipo di organizzazioni, che hanno come finalità la promozione della solidarietà, delle finalità sociali, ma che hanno la possibilità per legge, ad esempio, di remunerare i propri dipendenti, di avere dipendenti e di remunerare i propri dipendenti. Cosa che ad esempio alle organizzazioni di volontariato non è consentito. La legge vieta alle organizzazioni di volontariato di pagare i propri soci. E già questa è una prima differenza, per cui concettualmente, mentre un'organizzazione di volontariato non rientra nel campo dell'impresa sociale perché non può nemmeno retribuire i propri soci, invece un'associazione di promozione sociale ha questa possibilità e può, in senso ampio, rientrare nel concetto di impresa sociale. È importante il riferimento all'associazione di promozione sociale perché un altro elemento significativo della definizione di impresa è anche quello di una autonomia patrimoniale che questo soggetto, che il soggetto imprenditoriale può avere. Quando parliamo di imprese tout court, senza entrare nel campo del sociale, ci vengono in mente SRL, SPA e altre società, quindi di persone, società di capitali, eccetera. E lì nessuno ha dubbi che si tratti di imprese. È chiaro che la differenza però anche in quel campo tra tutte queste forme giuridiche riposa essenzialmente nella natura dei soci e nella autonomia del patrimonio dell'azienda, dell'impresa rispetto a quello dei singoli soci. Quando si parla di società a responsabilità limitata, ad esempio quando i singoli soci non rispondono con il proprio patrimonio dei danni che ha fatto l'impresa, dei debiti che ha fatto l'impresa, che invece risponde esclusivamente con il patrimonio imprenditoriale. La stessa cosa vale per certi versi anche per le associazioni. La differenza fondamentale
tra associazioni riconosciute e non riconosciute è essenzialmente questa. Associazioni riconosciute hanno una loro autonomia anche dal punto di vista patrimoniale, e quindi se succede qualche imprevisto rispondono con il patrimonio dell'associazione e non con quello dei singoli soci. Se sono non riconosciute invece c'è una coincidenza, cioè sono, come dire, il presidente dell'associazione oppure il consiglio direttivo dell'associazione che risponde dei danni fatti dall'associazione. La legge sulla promozione sociale ha istituito un registro nazionale o regionale che in qualche modo anche per le associazioni non riconosciute consente una serie di porre in essere una serie di requisiti che si chiamano soggettivi, cioè sostanzialmente l'associazione diventa un soggetto giuridico pienamente responsabile, non perché sia stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica attraverso la procedura del riconoscimento che dicevo prima, ma semplicemente perché ha i requisiti per iscriversi a questo albo nazionale o regionale. Nel momento in cui quindi un'associazione non riconosciuta ha le caratteristiche per diventare associazione di promozione sociale, per iscriversi a quest'albo può ad esempio ricevere donazioni, ricevere lasciti testamentari, può partecipare a una serie di bandi o di gare, che può essere una cosa importante, ma soprattutto acquisisce, diciamo, quella soggettività che le consente di distinguere la propria responsabilità da quella dei propri soci. È tutto chiaro fin qua? Ci siamo? È difficile essere un'associazione, l'iter per il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica è costoso ed è lungo, per questo ce ne sono poche di associazioni riconosciute e per questo è importante, diciamo, aggirare questo meccanismo, aggirare, diciamo, che la legge consenta di ottenere alcune dei requisiti di un'associazione del riconoscimento attraverso l'iscrizione ad uno di questi albi. C'è anche l'albo delle organizzazioni di volontariato, però abbiamo detto che le organizzazioni di volontariato come caratteristica propria hanno quella di non poter remunerare i propri soci e quindi di fatto se voi avete in mente di avviare un'attività nel sociale per vivere di quello, ovviamente l'organizzazione di volontariato non fa per voi perché non potreste pagarvi in quanto soci di quella organizzazione. Una domanda che mi viene così da fare a me e a voi: quanti di voi hanno già effettivamente in mente di avviare un'attività o qualcosa del genere in questo, diciamo, nel sociale come prospettiva di lavoro vostra per il futuro, o se c'è qualcuno che già lo sta facendo, che già sta lavorando? Alzateli un po' di più. Beh, insomma, questo settore qua invece siete così. Metterle in pratica. E siamo qua per questo. Ok, allora, andiamo avanti. Un'altra tipologia giuridica prevista dal nostro ordinamento, sin dal Codice Civile del 42, sono le fondazioni. Le fondazioni hanno, proprio per semplificare la vita, hanno le stesse caratteristiche delle associazioni, ma il nucleo essenziale non sono i soci quanto il patrimonio, cioè la decisione di istituire una fondazione deriva dal fatto che qualcuno un bel giorno decide di destinare ad uno scopo sociale un determinato patrimonio. Questo può essere fatto sia da una persona fisica sia da una persona giuridica, anche un'impresa, una società può decidere di destinare parte del proprio patrimonio ad uno scopo sociale, e questo può essere fatto
capita spesso anche con, attraverso un lascito testamentario in cui danarosi signori decidono dopo la morte che una parte o tutto il proprio patrimonio debba essere destinato a realizzare degli obiettivi sociali. Le fondazioni però si possono distinguere in due tipologie. Sono quelle cosiddette operative, cioè quelle che direttamente come fondazione perseguono l'obiettivo sociale che era stato immaginato dal loro fondatore e quindi agiscono direttamente per perseguire questo obiettivo con una propria organizzazione. Prego. Oppure le cosiddette fondazioni di erogazione, che si limitano a finanziare organizzazioni che perseguono degli obiettivi che sono coerenti con la finalità sociale che il fondatore o i fondatori avevano dato. La differenza è ovviamente abbastanza evidente, perché salvo che qualcuno di voi qui dentro nascosto sia un ricco filantropo e abbia un notevole patrimonio da mettere a disposizione, è abbastanza difficile che si possa immaginare di costituire una fondazione. Poi magari mettendoci tutti quanti insieme può darsi che una fondazioncina piccolina possiamo anche farla, ma è abbastanza difficile. Però per quelli di voi che vogliono lavorare in questo settore o avviare un'iniziativa di impresa sociale, le fondazioni divengono invece un interlocutore molto importante, perché principalmente sono uno dei maggiori finanziatori di iniziative imprenditoriali, di iniziative diciamo in generale nel sociale, e quindi come fondazioni di erogazione, ma possono essere anche uno sbocco lavorativo per coloro che hanno interesse magari non a diventare imprenditori sociali in prima persona, ma a lavorare comunque nel settore. Ci sono alcune di queste fondazioni che hanno anche, diciamo, un certo numero di dipendenti, hanno un'organizzazione anche piuttosto strutturata, quindi rappresentano sicuramente un elemento di riferimento. Purtroppo, e questa non è una novità, nel Sud siamo abbastanza rovinati da questo punto di vista, perché le fondazioni, soprattutto quelle di erogazione, sono nel Sud molto di meno, e il motivo è abbastanza è storicamente dovuto al fatto che la maggior parte delle fondazioni sono fondazioni di origine bancaria, cioè sono fondazioni che sono state istituite, cioè la maggior parte delle fondazioni di erogazione sono fondazioni di questo genere, cioè sono delle fondazioni che sono state istituite per legge nel momento in cui sono state privatizzate una serie di banche nel 1990 con l'allora Presidente Ciampi. Fu fatta una legge che imponeva a tutte le banche, che all'epoca erano prevalentemente pubbliche, di destinare, cioè di trasformarsi in SPA, destinando però quella quota di patrimonio che era diciamo utilizzata per finalità sociali a delle fondazioni. Quindi veniva scorporata la parte, diciamo, imprenditoriale e commerciale delle banche da quelle che erano invece degli scopi sociali. E il patrimonio, e di fatto poi le fondazioni, cioè quel patrimonio destinato a finalità sociali, confluiva dentro queste fondazioni bancarie. Allora, che cosa è successo? Che poiché la maggior parte di queste trasformazioni sono avvenute nel campo delle cosiddette casse di risparmio, le casse di risparmio avevano e hanno ancora
diciamo un'area territoriale di riferimento all'interno della quale svolgono le proprie attività, e la legge all'epoca stabilì che anche le fondazioni potevano svolgere la loro attività sia operativa che erogativa soltanto all'interno del territorio di riferimento delle casse di risparmio. Poiché la maggior parte delle casse di risparmio erano al nord, allora anche le fondazioni sono prevalentemente al nord e possono operare esclusivamente all'interno delle province nelle quali si trovano. Quindi la maggior parte delle fondazioni operano diciamo al centro-nord. Per darvi un'idea, recentemente è stata istituita la Fondazione con il Sud, che probabilmente qualcuno di voi ha sentito parlare, perché appunto finanzia progetti nelle regioni meridionali. La Fondazione con il Sud è stata istituita qualche anno fa proprio per cercare di compensare questo squilibrio molto forte per cui tutte le fondazioni erano al nord, perché in effetti diciamo qui andiamo in streaming, quindi magari qualcuno se la prende, però il punto è che le fondazioni attualmente vengono sostanzialmente mantenute attraverso gli interessi che derivano dal patrimonio che hanno a disposizione, ma anche attraverso una quota degli utili che vengono dalle banche con le quali sono collegate. Ora è chiaro che se banche grandi che hanno molti sportelli al sud fanno utili al sud, però poi possono utilizzare questi soldi, le fondazioni collegate li possono utilizzare solo al nord, diventa diciamo abbastanza curioso. E allora a un certo punto qualcuno ci ha pensato e ha detto: questa cosa non è del tutto giusta, per cui mettiamo in atto un'azione di riequilibrio, di perequazione, come si dice, di riequilibrio di questa stranezza, per cui è stata creata una fondazione con i fondi delle varie fondazioni e delle varie casse di risparmio, è stata creata una fondazione dedicata al sud, che investisse soltanto nelle famose quattro regioni in ritardo di sviluppo, dove c'è sia la mia che la vostra, e quindi siamo perfettamente dentro questo sistema. Questa fondazione mediamente ha investito diciamo, negli ultimi anni grosso modo una quarantina di milioni l'anno, che sono la stragrande maggioranza dei fondi che fondazioni di natura privata utilizzano per il sud. Il totale dei fondi che in tutta Italia vengono invece destinati dalle fondazioni al sociale si aggira intorno agli 800 milioni. Quindi, nonostante questo riequilibrio, potete capire che c'è ancora uno squilibrio assai rilevante, e la stessa Fondazione con il Sud, che meritoriamente svolge questo ruolo, è molto molto più piccola di quelle che sono le singole grandi fondazioni abbinate diciamo alle grandi banche che tutti voi potete avere in mente, e che sono costrette, pur avendo le banche di riferimento una diffusione nazionale, ad operare soltanto nelle regioni dove hanno la loro sede legale. La Fondazione con il Sud ha sede a Roma, però diciamo, può agire soltanto nei territori Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Ed è comunque una fondazione privata, diciamo, a tutti gli effetti privata, i cui soci sono appunto le casse di risparmio da un lato e il terzo settore. Poi all'interno della cosiddetta governance della Fondazione con il Sud, nel consiglio d'amministrazione, diciamo così, ci sono le organizzazioni del terzo settore più rappresentative, più importanti che ci sono in Italia. Quindi questo aspetto della territorialità dell'intervento di queste fondazioni è molto importante, perché se voi andate un po' su internet e girate, vedete che ci sono bandi emessi da queste fondazioni per finanziare le iniziative molto frequenti,
cioè in qualunque momento dell'anno ci sono moltissimi bandi, attualmente ce n'è uno per esempio di Fondazione Cariplo che per il settore della cultura è molto interessante, però purtroppo a questi bandi delle singole fondazioni non possiamo accedere. Quindi adesso non so se in Puglia ci siano fondazioni rilevanti, diciamo, significative, insomma, non mi pare, però insomma... sì, ma parliamo di quelle bancarie, perché ovviamente le fondazioni che invece sono costituite dal privato cittadino piuttosto che dalla singola impresa, ovviamente decidono poi loro qual è il territorio nel quale vogliono operare. Esiste un'altra categoria di fondazioni che vengono chiamate normalmente fondazioni corporate, che sono proprio le fondazioni create da imprese, che pure hanno una rilevanza. Diciamo che quasi tutte le grandi imprese nazionali e internazionali, per un motivo o per un altro, hanno ormai creato una loro fondazione che fa attività filantropiche, di assistenza e così via. E molto spesso, e qui è anche, diciamo, importante sottolinearlo, le stesse banche hanno poi creato delle fondazioni corporate. Cioè la banca ha la sua fondazione bancaria che agisce come abbiamo detto, ma la stessa banca poi crea una nuova fondazione che non risponde ai requisiti della normativa delle fondazioni bancarie, ma rientra in una maggiore diciamo, libertà di movimento, ovviamente dotata però in genere, insomma, di risorse molto minori rispetto a quelle della fondazione bancaria. Un esempio che vi cito perché ci abbiamo lavorato molto negli ultimi anni è Unicredit, che ha la sua le fondazioni collegate, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ad esempio è collegata con Unicredit, e dall'altra parte però ha una fondazione Unicredit che può muoversi, diciamo, liberamente sul territorio, ma che ha delle risorse molto più limitate rispetto a quelle delle fondazioni di cui sopra. Comunque il campo, il settore delle fondazioni, per chi vuole entrare in questo mondo, è un campo da studiare e da approfondire con interesse, anche se loro dicono di avere delle difficoltà, perché poiché le banche pare che facciano meno utili di quanti ne facevano prima, anche le fondazioni stanno che campano degli utili delle banche, pare che abbiano qualche difficoltà in più a mettere risorse a disposizione. Che cosa bisogna fare, casomai qualcuno di voi volesse creare una fondazione perché c'ha qualche cosa di soldi che gli avanza? È necessario avere un riconoscimento ufficiale. Questo riconoscimento viene dato, diciamo, normalmente dalla regione, oppure se il territorio di riferimento è regionale, oppure deve essere dato dal prefetto se il territorio di riferimento vuole essere nazionale. Però è importante avere a disposizione un fondo iniziale di partenza, e normalmente è appunto la regione che stabilisce, per concedere questa autorizzazione, quale deve essere il minimo patrimonio da mettere a disposizione. Recentemente la tendenza è stata quella di abbassare i limiti di questo patrimonio, per cui stanno sorgendo molte fondazioni create con patrimoni anche di 25.000 euro, per esempio, dipende appunto dalle varie regioni, e quindi quando sentiamo parlare di nuove fondazioni che sono state istituite, non è detto che poi siano effettivamente fondazioni così, che hanno un patrimonio così consistente, potrebbero essere in realtà state istituite con fondi molto limitati per appunto creare un soggetto giuridico nuovo che si occupa di attività sociali o di promozione sociale. Tutto chiaro?
E andiamo a vedere a questo punto quello che può essere, quello che sicuramente anche dal titolo, diciamo, del corso. Qui io devo muovermi in pratica tra i due fili. No, non voglio passare davanti. Dunque, dicevo, la forma giuridica che sicuramente può essere più conosciuta da quelli di voi che già operano nel settore o che hanno intenzione di entrare in questo settore è sicuramente quella delle cooperative sociali. Le cooperative sociali hanno in Italia una storia ormai abbastanza lunga, che non deve essere data per scontata. Considerate che la forma giuridica delle cooperative sociali è una cosa tipicamente italiana. Sono ben pochi i paesi nel mondo dove esiste questa forma giuridica, diciamo che c'è in Francia, c'è in Belgio e da poche altre parti. È stata, come dire, un'invenzione italiana di successo una volta tanto, ormai più di 20 anni fa, che si è affermata nel corso del tempo e oggi sicuramente voi tutti conoscete cooperative sociali anche piuttosto grandi che occupano molte persone sia su questo territorio che a livello nazionale. Quindi partiamo dal presupposto che è una storia di grande successo quasi esclusivamente italiana. La normativa aveva come finalità quella di consentire l'occupazione o una più facile occupazione per una serie di categorie cosiddette svantaggiate che sono state individuate dalla legge, consentendo sia di beneficiare di una serie di servizi di assistenza e di supporto per queste categorie, ma anche consentendo o cercando di facilitare il fatto che gli stessi appartenenti a queste categorie svantaggiate potessero diventare protagonisti in un'ottica anche imprenditoriale della creazione di imprese. E in questo senso la legge è stata molto ha avuto un'intuizione il legislatore dell'epoca molto interessante, cioè quella di creare due tipologie di cooperazione sociale, cosiddette tipo A e tipo B, senza grande fantasia da questo punto di vista, ma le tipo A sono quelle che, indipendentemente da chi siano i soci della cooperativa, possono operare nel campo, diciamo, socio-assistenziale ed educativo, quindi i settori che più tipicamente ci vengono in mente quando pensiamo a una cooperativa sociale. Le tipo B, invece, e questa è stata, diciamo, effettivamente la grande novità della legislazione dell'epoca, possono operare in qualunque tipo di settore vi venga in mente, purché impieghino almeno un 30% di persone che appartengono appunto a queste categorie svantaggiate, e queste persone possano essere anche soci della cooperativa. Questa è stata effettivamente la grande novità della legge 381 del 91, perché, diciamo, il tipo A è in realtà abbastanza diffuso in Europa, ma il tipo B, cioè le cooperative sociali di inserimento lavorativo, come si chiamano, è invece molto tipicamente italiano e derivante da questa legge. E pensate che l'interesse per questa normativa è tutt'oggi molto forte, tant'è che frequentemente abbiamo, sia al Ministero sia nelle varie attività che andiamo a svolgere, incontri con governi di altri paesi che vogliono studiare questa modalità, questa disciplina, per provare a capire se può essere utilizzata anche nei loro paesi
per risolvere i problemi di inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. Proprio la settimana prossima sarò in Croazia per un incontro di questo genere con il governo croato, che attualmente non ha una normativa di questo genere, vuole introdurla e sta provando a capire, confrontandosi con altri paesi, tra cui appunto ovviamente l'Italia, se questa normativa può essere utilizzata o meno. Ed è un caso abbastanza che capita abbastanza frequentemente. È interessante da questo punto di vista pensare che il concetto che noi abbiamo di cooperativa è molto diverso rispetto a quello che hanno per esempio nei paesi dell'est, dove poiché fino a 20 anni fa le cooperative venivano imposte dal governo, dai governi, ovviamente l'approccio che possono avere rispetto al concetto di cooperativa è abbastanza negativo. Quindi il fatto che paesi dell'est, diciamo, d'Europa, comincino adesso a chiedere, soltanto 20 anni dopo l'introduzione di questa legge in Italia, comincino a chiedere di confrontarsi su questa legge, vuol dire che anche stanno superando una logica, una modalità cooperativa che non era quella alla quale noi siamo abituati. Due notazioni importanti per quanto riguarda le cooperative sociali. Uno è che sono cosiddette onlus di diritto. Ora, anche questo termine onlus sicuramente l'avete sentito nominare più volte. E che vuol dire onlus? Aspetta, com'era? No, proprio il termine onlus. Eccola là. Perfetto. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Ma che cos'è una onlus? Una onlus non è un'altra forma giuridica. Non abbiamo le cooperative, le associazioni e le onlus. La onlus è una sorta di requisito che si aggiunge alla natura giuridica delle organizzazioni per esigenze essenzialmente di carattere fiscale. Cioè, quelle organizzazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, quindi indipendentemente se siano associazioni o cooperative o fondazioni, possono diventare onlus se rispettano una serie di requisiti fissati dalla legge 460 quando diventano onlus ottengono una serie di vantaggi fiscali e ottengono anche, questo è piuttosto importante, la possibilità di accedere al cosiddetto 5 per 1000, alla distribuzione del 5 per 1000, che è riservata esclusivamente alle onlus. Ora, alcune organizzazioni sono onlus di diritto, cioè automaticamente, senza dover dimostrare di avere una serie di requisiti. Tra le organizzazioni che sono onlus di diritto ci sono le cooperative sociali, così come ci sono anche le organizzazioni di volontariato. E quindi può essere, un vantaggio significativo da questo punto di vista scegliere una forma giuridica che possa essere automaticamente considerata onlus. Sì. Se sono onlus e quindi non lucrativi, sono sempre perché sta acquisendo il cielo di terra, come mai circolano poi effettivamente del denaro tipo penso al fondo nazionale, i fondi europei che permettono poi la creazione di progetti? Cioè è un denaro che comunque viene reagito ai soci, ai dipendenti e quanto altro, penso non so, come si dice, magari d'appalto. Che comunque poi paga ovviamente perché svolgono un'attività lavorativa come mai? No, allora questa è una domanda molto molto complicata. Io mi sono di questa spesa, non è un po' sempre pensato
No, allora, innanzitutto dobbiamo distinguere tra la retribuzione dei lavoratori, dei soci, diciamo quello che viene utilizzato per la retribuzione dei lavoratori o dei soci, e quello che invece è il cosiddetto utile o profitto dell'azienda. Un'organizzazione non lucrativa non può fare utile, però può pagare i propri dipendenti o i propri soci. No, sono soggetti al controllo, tant'è vero che c'è un registro presso il Ministero delle Finanze e dell'Economia, l'Agenzia delle Entrate, che ha anche il compito poi di controllare che non siano, ovviamente, non ci siano frodi. Questo dovrebbe funzionare così. Però dal punto di vista concettuale il problema non è la retribuzione dei lavoratori o dei soci per il lavoro che svolgono, perché l'unico, come dicevo prima, l'unica organizzazione che non consente la retribuzione dei propri soci sono le organizzazioni di volontariato, e quelle noi non le prendiamo in considerazione nel campo dell'impresa proprio per questo. Mentre invece l'utile, il fatto che possa essere prodotto un utile, cioè che ci sia qualche cosa che avanza una volta che sono stati pagati tutti i lavoratori e tutte le spese, diciamo, di gestione dell'azienda, e poi come questo utile deve essere eventualmente utilizzato. Cioè se rimane cioè è importante anche questa distinzione, se rimane all'interno dell'organizzazione e va quindi a rafforzare l'organizzazione, è un discorso. Se invece viene distribuito ai soci, indipendentemente dal lavoro che quei soci hanno fatto dentro l'organizzazione, è un altro discorso. E qui chiaramente si entra in un campo molto vasto di interpretazioni, di discussioni, tuttora in corso, che al momento può essere sintetizzato così. Quando parliamo di ONLUS, la legge stabilisce che sono organizzazioni che non generano utili, che quindi tutto quello che viene incassato deve essere utilizzato per le spese di gestione dell'organizzazione. In generale, quando si parla di terzo settore, o di settore non profit, in Italia questa è l'interpretazione. Cioè, le organizzazioni di terzo settore, organizzazioni non profit, possono pagare i propri dipendenti o i propri soci per il lavoro, possono sostenere tutte le spese per mantenersi in piedi, non possono generare profitto e distribuire questo profitto ai propri soci. Poi ovviamente ci sono diverse interpretazioni che strada facendo vedremo anche in questo incontro di oggi, e c'è anche un dibattito piuttosto forte, insomma, a livello nazionale sul fatto che questa distinzione così netta debba rimanere o meno. Però, insomma, quando parliamo bisogna sempre distinguere tra la remunerazione del lavoro e la remunerazione del capitale. Diciamo che in questo momento, per la legislazione italiana, per le organizzazioni di cui stiamo parlando, quel fondo cassa può essere utilizzato soltanto per rimanere all'interno dell'azienda dell'organizzazione e potenziare l'organizzazione stessa, non può essere distribuito all'esterno. Questa è la situazione attuale.
Chi è? Non è fatto di il professore è troppo impegnativo. Se ho capito, va bene anche male. Non è fatto di dietro di costituire un fondo cassa, perché si è fatto obbligo di utilizzare quel fondo cassa per i fini sociali. Sì, dipende poi dalle varie normative. La normativa sulle cooperazioni sociali, per esempio, impone la creazione di riserve nelle quali vanno a confluire gli utili, e queste riserve verranno poi utilizzate nel corso della vita dell'azienda per le esigenze dell'azienda. E anche allo scioglimento della cooperativa stessa è fatto obbligo di non redistribuire. Allo scioglimento della cooperativa c'è un altro elemento, e cioè che anche in quel caso, sia quello che stiamo definendo fondo cassa, cioè i soldini, sia il patrimonio della cooperativa, cioè gli eventuali immobili, non possono essere liberamente utilizzati dai proprietari della cooperativa per farne quello che vogliono, ma devono essere destinati ad un fondo nazionale per la cooperazione, che poi li utilizzerà a sostegno di tutte le altre cooperative italiane. E più o meno lo stesso concetto è presente in tutte le normative. Ad esempio, un'associazione di promozione sociale, nel caso di scioglimento, non può vendere il proprio patrimonio e portarsi a casa, e i soci si portano a casa i soldi, ma questi soldi devono essere utilizzati a favore di altre associazioni di promozione sociale. E lo stesso è più o meno, con varie sfumature, ma presente in tutte le normative. Quindi il concetto è sempre quello che i soci non possono poi beneficiare né durante né dopo la vita dell'organizzazione di questo patrimonio che si è accumulato, ma questo patrimonio è messo al servizio dei fini sociali per i quali l'organizzazione è stata creata, e anche quando l'organizzazione non esiste più, rimane al servizio dei fini sociali per i quali è stata creata, perseguiti da altre organizzazioni simili. Quindi questo è la situazione attuale. Vediamo un po', completiamo, diciamo, il quadro per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo B. Abbiamo detto che l'obiettivo delle cooperative sociali di tipo B è di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a cosiddette categorie svantaggiate, che vedete elencate qui, e che devono essere per almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. E ovviamente, diciamo, nelle cooperative soci e lavoratori tendenzialmente coincidono, e quindi, insomma, possono essere anche soci al 30%. Vi faccio notare alcune cose che per esempio stanno venendo fuori come limiti di questa normativa negli ultimi anni. Ad esempio, il fatto che tra le categorie svantaggiate vengono considerati i tossicodipendenti, vengono considerati gli alcolisti, vengono considerati i condannati ammessi a misure alternative, ma non sono considerati in queste categorie gli ex alcolisti, gli ex detenuti, gli ex tossicodipendenti. Esatto, quindi è chiaro che insomma, potete immaginare che un ex tossicodipendente o un ex detenuto non è che nel momento in cui non è più tossicodipendente o non è più detenuto ha risolto i suoi problemi occupazionali e può entrare facilmente nel mondo del lavoro. E per cui ci sono delle organizzazioni che si occupano specificamente delle varie situazioni di svantaggio, che dicono che, okay, ma noi li possiamo aiutare finché sono detenuti, magari con un regime di diciamo, detenzione particolare, per cui magari possono lavorare fuori durante il giorno e tornano, e poi nel momento in cui hanno scontato la pena non li possiamo aiutare più. È lo stesso discorso per i tossicodipendenti. Ok, finché sono tossicodipendenti li aiutiamo, poi se risolvono il problema poi li abbandoniamo perché non possono più essere seguiti. Quindi ci sono evidentemente... Una domanda che forse potrebbe sembrare banale, ma il mio elemento di...
nessuna domanda è banale, diciamo. No, nel senso che stiamo parlando di cooperative sociali, queste persone, appunto queste persone svantaggiate che vengono assunte dalla cooperativa per svolgere questo tipo di attività, oppure vengono assimilate dai soci, diventano soci della cooperativa? Diventano soci della cooperativa. Quindi diventano soci della cooperativa e quindi soci lavoratori? Sì, considera che le cooperative sociali, cosa c'è scritto da qualche parte, ecco qua, le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente di diritto, che vuol dire che una cooperativa, adesso sociale o non sociale, deve rispettare un principio che è quello della mutualità prevalente. Che cosa vuol dire che il principio della mutualità prevalente? Vuol dire che la maggioranza, una cosa abbastanza complicata, la maggioranza dei costi che la cooperativa sostiene per remunerare i propri dipendenti o collaboratori deve essere verso soci della cooperativa. Cioè una cooperativa che ha 20 dipendenti e paga 20 dipendenti, almeno 11 di questi dipendenti, cioè più del 50%, devono essere anche soci della cooperativa. Quindi è chiaro che ovviamente questo principio è ancora più valido nel caso delle cooperative sociali, che infatti si considerano come rispettose di questa normativa della mutualità prevalente di diritto. Quindi evidentemente la ragione stessa della creazione di una cooperativa è quella di dar lavoro ai soci della cooperativa, e la legge dice: se tu non dai lavoro almeno per la metà dei tuoi dipendenti e collaboratori ai soci della tua cooperativa, era meglio se facevi un'altra cosa, non dovevi fare la cooperativa. E quindi la legge non riconosce più a quel punto tutta una serie di vantaggi, sempre meno in verità sono, tutta una serie di vantaggi fiscali che vengono riconosciuti alle cooperative. Però questo significa che una cooperativa può avere anche dei lavoratori che non sono soci? Ovviamente sì. Ovviamente sì. Io ho fatto parte di una cooperativa sociale, mi sta parlando il mondo addosso perché probabilmente eravamo fuori legge. Se non consideravamo gli ex fossero dipendenti come appartenenti a categorie protette, quindi eravamo completamente fuori legge. Ma dipende. Cioè, cosa di liberare fosse dipendente agli ex fossero dipendente, qual è? Non era un trattamento particolare, ma non era. Non era. Il discrimine, diciamo, è nel trattamento a cui sono sottoposti. Se non psicologico o data psicologica, ma non serve anche. Vabbè, questo poi dipende dal caso specifico. Se anche un trattamento psicologico laddove rientrasse nel percorso di recupero. Non sto forzando, c'era una persona talmente integrata, aveva solo un passato di essere quanti anni prima. Però può darsi che non rientrassero in quel 30%. Quindi ci rientrava il giurato. Cioè li consideravamo, anzi noi applicavamo il termine ex piuttosto che ex acquista. Cioè l'espressione ex era estesa. La estendevamo anche a ex. Ma diciamo adesso ti faccio vedere che ci sono. Adesso ti faccio vedere che esistono in realtà degli ampliamenti di questa normativa. Infatti innanzitutto queste categorie possono essere di volta in volta ampliate su specifico decreto del Presidente del Consiglio. Poi ci sono una serie di altre categorie che, pur non rientrando all'interno della specifica disposizione della legge, poiché sono state riconosciute come categorie svantaggiate dalla Commissione europea attraverso delle direttive dedicate, dei regolamenti dedicati, dovrebbero essere automaticamente applicati anche nel nostro ordinamento,
E c'è attualmente una discussione su questo. Ad esempio, eccolo qua, so se da lì riesci a vederlo, il regolamento 800 del 2008 ha stabilito che per la Commissione europea il concetto di categoria svantaggiata si applica anche, ad esempio, ai disoccupati da almeno 6 mesi, a chi non ha un diploma di scuola media superiore, a quelli che hanno superato i 50 anni di età e che non trovano lavoro, adulti che hanno persone a carico, lavoratori occupati in settori che hanno un tasso di disparità di occupazione femminile superiore al 25%, le minoranze etniche nazionali. Quindi la categoria a questo punto per la Commissione europea diventa molto più ampia. E bisogna vedere praticamente, ad esempio, l'applicazione in Italia di questo ampliamento è uno dei temi oggetto di discussione, perché se vedete queste categorie e pensate alla nostra situazione al sud, diciamo, è piuttosto difficile che qualcuno non rientri all'interno di una di queste categorie. Però ovviamente pensate che se la ragione della creazione del modello della cooperativa sociale di tipo B era quello di favorire delle categorie particolarmente svantaggiate e con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, nel momento in cui poi si applica a tutti, si perde evidentemente quel vantaggio. E quindi c'è effettivamente attualmente una discussione se questo ampliamento debba essere o si possa applicare anche nel nostro ordinamento o meno. I regolamenti sono immediatamente esecutivi. Ovviamente il punto è, se io lo applico e quindi lo estendo e poi qualcuno mi fa causa perché l'ho esteso, poi ci sarà un giudice che decide se lo potevo estendere o non lo potevo estendere. Se io non lo applico e qualcuno mi fa causa perché non l'ho applicato, sarà poi un giudice a decidere se lo dovevo applicare o meno. Quindi attualmente in Italia, diciamo, più o meno ognuno fa quello che vuole, a seconda della situazione, perché non c'è ancora una chiara posizione né dal punto di vista, come dire, insomma, teorico, concettuale, accademico, ma nemmeno dal punto di vista legislativo. Quindi, diciamo, la mia opinione è che dovrebbe essere applicato. Però mi rendo conto che l'applicazione tout court in Italia di questo regolamento vuol dire che in alcune regioni, in pratica tutti, se pensiamo al 25% di disparità del tasso di occupazione tra uomini e donne, praticamente credo che siano poche le regioni in Italia dove non c'è questo tasso di disparità, e in una situazione come quella attuale di crisi, 6 mesi di disoccupazione piuttosto che difficoltà di reinserimento al lavoro per chi ha più di 50 anni, diciamo che sono probabilmente nemmeno più solo nelle regioni del sud, sono abbastanza diffuse. Quindi capisco la posizione di chi dice: se noi applichiamo questo tipo di impostazione, la normativa sulle cooperative sociali non ha più senso, rientrano tutti all'interno di una attività imprenditoriale e chi è più bravo vince, ma insomma non è abbastanza difficile immaginare come andrà a finire, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. Devo dire che non mi pare che attualmente il legislatore si stia occupando di questi argomenti, quindi probabilmente pensare che abbia uno svantaggio significa accollarsi i costi di contributi e quant'altro. Qui lo Stato diventa anche abbastanza competitivo dal punto di vista, diciamo, del bilancio statale. Beh sì, però insomma il tenerli disoccupati, cioè, in teoria è un costo ugualmente, quindi è una discussione piuttosto ampia. Vediamo a questo punto una tipologia di
impresa sociale più recente, che è la stessa normativa a definirla come impresa sociale. E la normativa è del 2006, legge 155, che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto, cioè proprio il termine di impresa sociale ex legge. E qui innanzitutto dobbiamo dire che la definizione di impresa sociale data dalla legge 155 è fatta in modo che ci possano rientrare dentro più o meno tutti. Cioè noi qui non abbiamo, ancora una volta, una nuova forma giuridica, ma abbiamo un requisito che la legge prevede per quelle organizzazioni di ogni genere, in pratica tutte le organizzazioni private, comprese quelle che sono al libro 5 del Codice Civile, quelle che sono al libro 5 del Codice Civile sono le società. Quindi anche le SRL, le SPA, quelle che dicevo prima, società vere e proprie, possono acquisire questo titolo di impresa sociale. Purché, diciamo, sia organizzata in modo da perseguire finalità di interesse generale. Quindi in questo caso la legge che cosa stabilisce? Che indipendentemente da quella che sia la forma giuridica con la quale tu operi, se mi dimostri che stai operando perseguendo una finalità di interesse generale, puoi acquisire questo requisito di impresa sociale. Attualmente il requisito di impresa sociale non serve praticamente a niente, perché la stessa legge non ha poi previsto nessun vantaggio di nessun genere, né fiscale, né contributivo, né di accesso a particolari finanziamenti, quindi diciamo attualmente è poco più che una soddisfazione personale e morale da parte di chi la ottiene. Però è chiaro, capite, che qui in questa legge c'è un primo passo per superare proprio la distinzione netta tra chi fa profitto e chi non lo fa. Perché se si consente alle SRL, alle SPA, alle società di capitali di diventare impresa sociale, vuol dire che in qualche modo tutti quanti possono svolgere un'attività imprenditoriale nel settore sociale, anche se sono delle organizzazioni che invece tipicamente perseguono delle finalità di profitto. Quindi anche se gli effetti pratici di questa norma sono al momento abbastanza limitati, però da un punto di vista teorico c'è un passaggio molto, molto importante. Quali sono i requisiti che tutte queste organizzazioni devono rispettare per poter avere questo requisito di impresa sociale? Li vedete qui elencati. Quelli, diciamo, più particolari e significativi sono, a mio parere, diciamo tre. Due sono quelli sottolineati. Cioè, innanzitutto si ribadisce anche qui il concetto che gli utili della gestione devono essere destinati o ad incrementare il patrimonio o comunque alle finalità dell'azienda e non possono essere distribuiti neanche indirettamente. Che vuol dire neanche indirettamente? Che io non ti posso aumentare lo stipendio in modo da darti per un'altra strada quei soldi in più che derivano dall'utile della gestione. Quindi viene ribadito all'interno di questa normativa, anche all'interno di questa normativa viene ribadito il concetto che gli utili non si possono distribuire, però si stabilisce che si può fare profitto, quindi non c'è più il divieto di fare profitto, si può fare profitto, però non può essere distribuito. Deve essere utilizzato all'interno dell'organizzazione. Chiamiamolo fondo cassa. Diciamo, deve rimanere all'interno dell'organizzazione. Un altro elemento importante che viene introdotto è il cosiddetto bilancio sociale. Il bilancio sociale è un'altra cosa che
ci siamo inventati praticamente in Italia un po' di tempo fa, e cioè accanto a quello che è il tradizionale bilancio civilistico, conto economico, stato patrimoniale, entrate e uscite, costi e ricavi, è stato introdotto questo nuovo documento, questo nuovo strumento del bilancio sociale. Il bilancio sociale è, diciamo, il riepilogo dal punto di vista proprio descrittivo di quelle che sono le attività che l'azienda fa e dell'impatto sociale che questa azienda produce nel territorio di riferimento, produce rispetto ai propri soci, produce rispetto ai propri lavoratori, rispetto alla comunità nella quale agisce, cioè come questa organizzazione produce dei risultati positivi dal punto di vista sociale. Si è mai visto qualcuno che abbia scritto risultati negativi, quindi diciamo i risultati positivi dal punto di vista sociale rispetto a tutti i soggetti con i quali si interfaccia. Ora, questo elemento del bilancio sociale è un altro elemento molto discusso, innanzitutto perché non c'è, contrariamente a quanto avviene per il bilancio civilistico, quindi per il bilancio economico, non c'è una forma stabilita dalla legge di bilancio sociale che dice tu il bilancio sociale così lo devi fare. Questo non c'è. Viene lasciata una certa libertà di, per cui insomma ognuno fa come vuole, e di fatto diciamo il contenuto informativo poi di questo bilancio sociale dipende da quello che uno ci vuole scrivere dentro. Non è che il bilancio, soprattutto dopo l'abolizione del falso in bilancio, non è che il bilancio quell'altro sia veritiero, insomma, sempre, anzi per in genere non lo è, però nel momento in cui la legge non ha stabilito proprio come deve essere fatto il bilancio sociale, è chiaro che io che sono un'azienda che sotterro i rifiuti tossici in provincia di Caserta, non è che vado a scrivere dentro il mio bilancio sociale, guardate che io sto sotterrando queste cose, dirò soltanto quanto sono bello e quanto sono bravo. E quindi ha evidentemente un contenuto informativo molto limitato. Però, e questo è un altro elemento abbastanza critico se vogliamo, poiché la legge invece stabilisce che per acquisire il requisito di impresa sociale bisogna farlo per forza questo bilancio sociale, e questo è l'unico caso in cui la legge stabilisce che bisogna farlo per forza, perché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni non lo devono fare per forza. C'è chi lo fa per sua scelta, diciamo volontaria, e c'è invece chi non lo fa. In questo caso invece bisogna farlo per forza. Allora che cosa succede? Che chi dovesse scegliere di acquisire questo titolo di impresa sociale si trova caricato di un onere in più, cioè quello di fare un altro bilancio, un lavoro in più, senza che al momento ci sia in corrispondenza un vantaggio. E questo è un altro dei motivi per cui in realtà sono molto poche le organizzazioni che hanno fatto richiesta di questa... Vai. Sì. Para. Il paragone è praticamente, quindi cioè cosa mi lascia pensare questo decreto legislativo, giusto 155, il paragone con la la certificazione, quindi la responsabilità sociale di impresa, come la SA 8000, 8001, uh-huh. Non sono mai esperti, è il paradosso che secondo il decreto legislativo una società di capitale, una società che quota in borsa, potrebbe utilizzare la definizione di impresa sociale, no? Potrebbe rientrare come impresa sociale se avesse questi requisiti. Addirittura potrebbe ampliare i requisiti chiedendo anche la locuzione di ONLUS, e quindi il 5 per 1000. Cioè, paradosso, quindi io potrei fare la dichiarazione dei redditi e destinare il 5 per 1000 alla società per una SPA. Però questo in teoria sì, però devi considerare che questa SPA dovrebbe rinunciare alla distribuzione degli utili. Io faccio responsabilità sociale di impresa, faccio certificazione per seguire l'interesse generale,
però se una società quota di importi, importo perché appartengo a una holding che fa i suoi interessi. Una società quota di borsa non può rinunciare alla distribuzione degli utili. Perché in borsa e quindi non potrebbe mai farlo, distribuisce utili. Diciamo che il prezzo, cioè la quotazione di borsa di una società dipende anche dagli utili che tu distribuisci, quindi non so se ci sia mai stato un caso di questo tipo attualmente in Italia, ma vedo abbastanza difficile che la Consob possa autorizzare la quotazione in borsa per un soggetto che non può distribuire utili. La stessa agenzia delle entrate riconosce l'attribuzione della locuzione onus anche alle associazioni che svolgono il 49% in maniera limitata l'attività commerciale. Quindi riconosce l'agenzia delle entrate per quel 51% di attività istituzionale che persegue interesse generale la locuzione onus, mentre quando agisce in attività commerciali, tipo un bar, ristorante, guarda, non la può utilizzare. Così come la società di borsa, la SPA, costituita a sua volta da 40% associazioni di promozione sociale, enti pubblici, quanta parte rimanente invece privati che chiedono appunto del denaro in prestito emettendo titoli, la capitalizzazione, insomma, di denaro in prestito. Quindi potrebbero distribuire in parte ai soci sul mercato, quindi borsistico, d'altro canto avrebbero una gestione di interesse generale per la maggioranza delle società. Se hanno una partecipazione azionaria che è in parte pubblica o terzo settore e in parte privata, rientrano in una qualifica giuridica di soggetto privato, cioè SPA. Cioè una SPA, se anche ha il 51% di soci che sono soggetti pubblici o soggetti del terzo settore, rimane sempre SPA e quindi resta regolata dalle normative nella SPA. Questo vuol dire che non è che per il fatto di avere dentro come soci pubblico o terzo settore automaticamente può diventare impresa sociale o è più facile che diventi impresa sociale. Deve sempre dimostrare di rispettare questi requisiti, indipendentemente da chi sono i suoi soci. E tra i requisiti c'è il fatto che non può distribuire gli utili. Quindi comunque come complesso non può distribuire utili. Non è che la parte pubblica non li distribuisce, la parte privata li distribuisce. È sempre un unico soggetto giuridico che non può distribuire utili. Quindi in effetti è come se qui il legislatore dicesse: tu che sei una società di capitale, che quindi, come dire, nasci per fare profitto, io ti concedo di diventare un'impresa sociale, però tu devi rinunciare a distribuire questo profitto. Ora è chiaro che questo è una novità molto importante, perché tutte le altre normative non consentivano, diciamo, a società di capitali di diventare onlus, per esempio, o di rientrare in questo più ampio campo di terzo settore. Che poi il vantaggio ovviamente di rientrare dentro queste definizioni è ovviamente dato dai vantaggi fiscali, che io ti dico: poiché tu persegui un obiettivo di interesse generale, io ti faccio pagare meno tasse o non te le faccio pagare proprio o non ti faccio versare i contributi e così via. Quindi per una SPA potrebbe essere interessante dire: io mi prendo questa qualifica in modo da pagare meno tasse. Però se per ottenere questa qualifica, che peraltro al momento non consente di avere meno tasse, ma diciamo non prevede nessun vantaggio, se per ottenere questa qualifica io però devo dire che utili non ne distribuisco più, non ne potrò più distribuire, allora poi bisogna vedere se il vantaggio fiscale compensa l'autolimitazione, diciamo, il limitarsi nella distribuzione di utili. È un tema dibattuto. Diciamo che questa normativa
ha introdotto una serie di novità che sono rimaste un po' appese, perché di fatto, non consentendo nessun vantaggio fiscale, alla fine nessuno ha fatto questa scelta. Se il legislatore avesse detto tutti quelli che diventano imprese sociali non pagano più le tasse, ci sarebbe stata probabilmente una corsa a acquisire questo, e probabilmente questo è anche uno dei motivi per cui il legislatore non ha fatto questa scelta. Ha detto: io introduco questo concetto, però per evitare che ci sia la corsa di tutte le SPA malandrine a diventare imprese sociali per non pagare più le tasse, io stabilisco che comunque non possano distribuire utili. Torno all'immagine, quindi come la certificazione, così come gli stessi soci che acquistano la quota sociale potrebbero rinunciare appunto ai dividendi che di volta in volta non andrebbero distribuiti, ma ritornerebbero. È sempre l'ipotesi che si chiama, per questo dicevo appunto la novità dell'impresa, della legge. No, ma quello se lo dici tu è giusto, però bisogna capire che qua stiamo parlando di una normativa che, se si rivolge a chi già opera, mi metto di qua, a chi già opera nel terzo settore, diciamo che non aggiunge, non toglie, insomma, le cooperative sociali. Perché una cooperativa sociale dovrebbe acquisire la qualifica di impresa sociale? O perché un'associazione dovrebbe, diciamo, è, come dire, un riconoscimento del fatto che svolge un ruolo imprenditoriale, ma null'altro. Viceversa, per una società di capitali, dire di essere impresa sociale può effettivamente rappresentare un elemento o in termini di comunicazione, di responsabilità sociale di impresa, ci possono essere varie motivazioni. Però se le motivazioni sono solo queste, è difficile che i soci di questa società di capitali limitino, cioè, le proprie possibilità di guadagno, perché alla fine, poiché la distribuzione degli utili non può essere fatta nemmeno indirettamente, se io e te siamo soci di una SPA e magari tu ci lavori dentro full time, io invece no. Il mio motivo per essere socio di questa SPA è proprio la distribuzione degli utili. Se non posso prendermi gli utili di questa SPA, né voglio lavorarci dentro, alla fine la motivazione che io posso avere di stare dentro questa SPA qual è? Ma io pure devo lampare, insomma, in qualche modo. Vabbè, non è l'attività principale, diciamo, è molto. Ma anche se non è l'attività principale, la motivazione che stiamo parlando del superamento della motivazione economica di creare un'impresa. La possibilità di non dividere utile, cioè l'azione è utile, partecipazione all'utile, per cui se una società emette azioni è chiaro che non può non dividere utile, cioè ma diciamo che più che altro l'azione conferisce, no? Una partecipazione all'utile, però che non è una particolare categoria di azione che magari dà soltanto diritto al voto, ma stiamo parlando di categorie particolari. Cioè l'azione ordinaria, nel momento in cui tu emetti delle azioni e vai, cioè, sul mercato regolamentato eccetera eccetera, non puoi non distribuire utili, cioè cozza proprio come concetto. Io divieto di distribuzione dell'utile. Più che con il concetto di emissione dell'azione, insomma, l'azione è un pezzo di società che tu vendi sul mercato. E chi se lo compra questo pezzo di società, se lo compra per un motivo. Ora, tendenzialmente, tradizionalmente, storicamente, il motivo è per guadagnarci. Cioè tu vai in borsa e ti compri un'azione, oppure ti compri una quota di una società anche non quotata, perché pensi che quella società cresce, il valore della tua azione aumenta e tu ci guadagni.
ci guadagni proprio in quanto ti distribuiranno parte degli utili, oppure perché alla fine, diciamo, quando tu deciderai di vendertela poi quell'azione, quella varrà di più di quanto non era all'inizio. È chiaro che slegando il concetto base, cioè il fatto che tu non te lo compri più per guadagnarci, né per acquisire, diciamo, l'utile, la quota di utile anno per anno, a quel punto bisogna dire uno perché se lo dovrebbe comprare. Allora effettivamente il dibattito c'è, nel senso che ci sono quelli che dicono, c'è gente che è talmente interessata al bene collettivo che sarebbe disposta ad acquistare questa azione pur sapendo che non gliene verrà nessun vantaggio economico, ma perché praticamente ci sarà un vantaggio per la collettività di cui lui stesso andrà a beneficiare. Peraltro non potrebbe nemmeno riacquisire la quota capitale. Non potrebbe nemmeno riacquisire, vabbè, quello dipende da qual è la forma giuridica che poi ha, perché se è associazione, cooperativa, eccetera. L'impresa sociale avrebbe soltanto la non distribuzione degli utili, ma in caso di scioglimento poi della società, in caso dovrebbe essere, cioè il patrimonio che sarebbe distribuito tra i soci. Solo se sono ovviamente SRL, SPA, non se sono cooperative, cioè riprende quella che è la normativa di riferimento del soggetto giuridico. Però questa, diciamo, è una differenza rispetto alla forma cooperativa sociale. E anche quello è oggetto di dibattito. La cooperativa sociale non prevede il diritto della restituzione della quota, non c'è, no? Nelle cooperative sociali. E quando la cooperativa si scioglie? Solo lo scioglie, ma l'uscita del socio no? L'uscita del socio sì. Il socio si può riavere la propria quota, ma il patrimonio della cooperativa, quando la cooperativa si scioglie, non può essere distribuito ai soci. Sì. Appunto, il senso logico, come ho interpretato, come insomma l'appassionato, è il contrario, cioè, che la cooperativa si trasforma, aderisce, cioè la cooperativa esce da 181 ed entra nella 155, la cooperativa. Perché chiede capitale in prestito, non lo può fare, non lo può fare, perché nel momento in cui tu, cioè questi requisiti della 155 sono addizionali rispetto a quelli della cooperativa sociale, tu devi rispettare quelli e questi, quindi comunque rimane una cooperativa che per il 50% deve pagare i propri soci lavoratori, e in più deve rispettare anche questi altri requisiti. Poi la cooperativa già di per sé non può distribuire utili, eccetera, eccetera, quindi diciamo quell'elemento, ma non acquisisci chiedendo la qualifica di impresa sociale, non è che la cooperativa diventa una SRL o una SPA e quindi cambia, è un'altra cosa, rimane cooperativa. Quindi di fatto in questo momento, per come è strutturata la norma, come diciamo, dicono gli accademici più illustri, acquisire la qualifica di impresa sociale è semplicemente un fatto concettuale, cioè dice io, pur avendo un'associazione o pur avendo una cooperativa, sono un imprenditore. Per dimostrare anche all'esterno che sono un imprenditore, acquisisco questa qualifica di impresa sociale. Così mi scrivo Associazione Pinco Pallo Impresa Sociale. Quindi è, come dire, un'affermazione di un concetto che anche chi opera nel terzo settore può essere considerato un imprenditore. Che, diciamo, amplia, insomma, la definizione teorica dell'imprenditore, anche se poi risalendo, diciamo, a Schumpeter, piuttosto ai grandi economisti della storia, è chiaro che l'impresa sarebbe sociale già per definizione, insomma. Però attualmente la normativa ti dice che non hai nessun vantaggio, cioè non ci sono altri motivi che non quello, perché oltre a tutti i requisiti che tu già devi avere per essere associazione, fondazione, cooperativa, eccetera, eccetera, devi avere anche questi.
E un altro elemento interessante rispetto a quello che stiamo dicendo è che, ad esempio, all'ultimo rigo, vedete che la maggioranza degli amministratori devono essere soci. In una SPA io posso chiamare, come amministratore delegato, posso chiamare nel consiglio d'amministrazione anche tutti i soggetti che non sono soci. Invece in questo caso ti viene imposto che la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione devono essere soci. Quindi è un'ulteriore limitazione che viene posta alle normali forme societarie. Quindi in effetti il terzo settore, le organizzazioni di terzo settore che abbiamo visto fino adesso, che vogliono acquisire questo requisito, non ne hanno un vantaggio particolare. Quelle che non sono organizzazioni di terzo settore, quindi le società di capitali o di persone, che vogliono acquisire questo requisito, ne acquisiscono una serie di limitazioni che altrimenti non avrebbero. E diciamo, questo elemento ha fatto sì che il successo di questa norma fino ad ora sia stato abbastanza limitato, e lo vedremo poi un po' nei numeri che vediamo dopo. Chi è? Mi hanno detto che allora, le imprese sociali come titolo giuridico quindi sono cooperativa? No. No, ok, vabbè, allora l'impresa sociale non è una forma giuridica diversa, ci può essere una cooperativa che è anche impresa sociale. Una società di capitali, una SPA, una società di operazioni, che può essere anche impresa sociale, in più, oltre a essere cooperativa, è anche impresa sociale. Deve avere dei requisiti, cioè se rispetta questi ulteriori requisiti può avere anche questa qualifica. Quando si scioglie l'impresa sociale, detto prima, che non può essere, cioè fondamentalmente i soldi non possono essere dati ai soci. Se è cooperativa no. Dove vanno a finire i soldi? Vanno, a seconda di qual è la forma giuridica, vanno in un fondo. Per le cooperative vanno in un fondo nazionale che è gestito dal Ministero delle Attività Produttive, che poi utilizzerà questo fondo, per esempio, per dei bandi a sostegno della creazione di nuove cooperative. Nel caso delle associazioni, invece, devono essere donate, diciamo, ad un'altra associazione che persegue lo stesso fine, quindi dipende sempre dalla normativa originaria di riferimento. La norma sull'impresa sociale non aggiunge, diciamo, delle cose rispetto a questo punto qua. Ok. Vediamo quali sono i settori nei quali possono operare quelli che acquisiscono questa qualifica. Vedete che i settori sono ovviamente quelli socio-assistenziali, ma ce ne sono poi molto vari: la tutela ambientale, i beni culturali, i vari livelli di formazione ed educazione, c'è il turismo sociale. E poi c'è una definizione abbastanza ampia dentro la quale si possono far rientrare molte cose, cioè tutti quei servizi che sono strumentali alle imprese sociali, che siano erogati da soggetti che per almeno il 70% possono rientrare all'interno di questa definizione di impresa sociale. Quindi, per esempio, un consorzio che fa consulenza aziendale e che sia composto da organizzazioni che per il 70% hanno le caratteristiche per diventare impresa sociale, anche se la sua consulenza non rientra in nessuno di questi settori, potrebbe acquisire a sua volta la qualifica di impresa sociale. E anche qua si riprende la previsione della normativa sulle cooperative, e cioè che anche in questo caso, indipendentemente dal tipo di attività che si fa, se il 30% dei lavoratori rientrano nelle categorie svantaggiate, allora si può acquisire la qualifica di impresa sociale. In questo caso però il concetto di lavoratori è slegato rispetto a quello dei soci, proprio perché la tipologia giuridica
che può diventare impresa sociale è molto varia. E quindi diciamo il campo di attività è più ampio di quello delle cooperative sociali, non molto, ma è più ampio. Però in effetti diciamo, una cooperativa sociale quasi automaticamente potrebbe essere impresa sociale. Ed infatti sostanzialmente cioè sono pochissimi i casi di cooperative sociali che abbiano acquisito anche questo requisito, perché di fatto sono abbastanza sovrapponibili. E ovviamente il motivo è anche legato proprio alla lunga tradizione che in Italia hanno le cooperative sociali, come dicevamo prima, 20 anni di storia e di risultati ottenuti che hanno evidentemente influenzato anche la redazione di questa norma, che fino a un certo punto diciamo, ha aperto la possibilità di diventare impresa sociale a tutti, però poi ha stabilito una serie di vincoli, di limiti, che sono gli stessi delle cooperative sociali, e quindi di fatto questo ampliamento diciamo, abbiamo fatto passo avanti e poi immediatamente tre quarti di passo indietro, quindi non è stato completamente realizzato. L'ultimo sconvolgimento rispetto ai soggetti che possono rientrare in questo ampio scenario di imprese sociali è questo delle cosiddette start-up innovative a vocazione sociale, una cosa proprio complicatissima, perché diciamo, poiché start-up si porta, bisognava metterlo anche qui come parola, e quindi il legislatore ha introdotto questo nuovo concetto, di cui però parliamo dopo la pausa.